Buonasera. Voglio farvi vedere la preparazione delle crespelle, che sono molto utili sia per fare delle preparazioni salate che delle preparazioni dolci. Noi questa sera le prepareremo salate, quindi prima vi farò vedere come si preparano le crespelle, dopodiché faremo altri video per vederle in due versioni. Una con onnivora, chiamiamola così, con la carne e le verdure, e una soltanto con le verdure. Quindi per il momento possiamo preparare le nostre crespelle, che possono anche essere fatte il giorno prima, si possono mantenere in frigorifero tranquillamente impilate. Le potete surgelare una volta riempite, così le avrete pronte all'uopo. Bene, abbiamo bisogno di latte, uova, farina, olio, sale. E per ungere la nostra padellina io userò dello strutto. Buonasera a tutti, però potete utilizzare tranquillamente dell'olio del burro o della margarina, quello che avete a disposizione. Cominciamo con la preparazione della pastella. Quindi abbiamo bisogno di un recipiente, di una frusta, la farina qui, di sale, un po' di noce moscata ci metteremo all'interno. Ciao Joe, ben trovato. Ok, quindi cominciamo con le uova. Mettiamo le nostre uova, mettiamo nel nostro recipiente. Per le prossime feste saranno molto utili. Potete prepararle in anticipo. In questo modo le avrete pronte il giorno della festa e non avrete più tempo per stare insieme ai vostri cari. Benissimo. Metteremo un pochino di sale, un pochino di noce moscata. Pochino di olio, va bene, circa un cucchiaio d'olio a uovo, va bene? Benissimo. Possiamo cominciare, metteremo per prima cosa la farina e dopo aggiungeremo il latte. Conviene mettere prima la farina e poi il latte. Aspetta, giù che metto gli occhiali. Dimmi. Ok, Gio, buon lavoro allora. Ok. Cominciamo a mettere il nostro latte. Incorporiamo un po' per volta. Ecco, usare anche uno sbattitore, eh? La frusta mi trovo bene, però va benissimo anche lo sbattitore. Mettiamo un altro pochino di farina. Aggiungiamo un altro latte. È una pastella molto semplice.
scuola e farina, non ci va lievito, non ci va nulla. Mettiamo ancora un po' di farina. Mettiamo il nostro latte. Ecco, ci siamo quasi. Scusate, metto gli occhiali. Perdonatemi. Ciao Davide, ciao Giuseppe, ciao Darin, ciao Sil. Buonasera a tutti quanti. Prepariamo le nostre crespelle, utilissime in cucina, ve lo posso assicurare, ancora un pochino di farina. Terminiamo con il nostro latte. Beh, diciamo ne vengono un bel po' con un litro, eh? Ciao Sergio! Non ci vuole molto a prepararle. Ecco qua, è la nostra pastella è pronta. Ok, perfetto. Siamo pronti. Ecco qua. Adesso andiamo a prepararle. Eccoci qui. Prepariamo un piatto dove possiamo mettere una volta pronte. E qua abbiamo lo strutto per ungere la nostra padellina. Come vi dicevo prima, la padellina la potete ungere con l'olio, con il burro, con la margarina o quello che generalmente usate. Io in questo caso uso dello strutto, mi trovo molto bene. Con un pennello ungete la vostra padellina, una volta che è ben calda, con un mestolino, eccolo, potete utilizzare anche due spadelle in contemporanea. Ciao Orazio, ciao Fred, ciao Giuseppe, sto preparando delle crespelle che dopo vedremo come poter riempire. Allora, siccome faccio una preparazione salata, ci ho messo un pochino di noce moscata, però se le potete utilizzare, dovete utilizzarle anche perché delle cose dolci potete evitare la noce moscata. Ecco qua, abbiamo messo la nostra pastella, il nostro padellino, dopodiché la gireremo e potremo procedere alla preparazione delle nostre crespelle. Potete utilizzare più padelle in contemporanea, velocizzate molto il lavoro. Eccola qua, è pronta, vedete?
deve scaldare bene bene la padellina, non era ancora ben calda, fatela scaldare bene, ecco qua, ecco qua, benissimo, la nostra padella adesso è bella calda calda. Ecco qui, ecco. Non mettete troppa pastella, se no vi viene troppo pesante la crespellina. Ecco fatto. Grazie Maria, sei gentile. Ecco qua, quindi la facciamo dorare bene, poi la giriamo e procediamo per tutte le nostre crespelline. Vedete, la consistenza della pastella è molto liquida, non deve essere troppo pesante, se no le vostre crespelle vengono troppo pesanti. Ecco qui, ecco fatto, vedete? Adesso la facciamo, terminiamo di far cuocere anche dall'altro lato e poi la faremo scivolare dentro il piatto e andremo avanti con tutte le nostre crespelline. Quindi una padellina antiaderente, ne abbiamo tutti, anche se è più grande non fa niente, mettete meno pastella, non la fate troppo grande. Ecco, la prima è andata. Adesso spennelliamo un pochino, prendiamo un po' di pastella, la facciamo scivolare in questo modo. Così, eccola qua, aspettiamo un pochino, ciao Tony, ciao Mara, aspettate, metto gli occhiali che io vedo, non ci vedo più, ah Maria, grazie Maria Mazzitelli, ciao Tony Bertini, ciao Robert, grazie, eccoci qua. E questa è già pronta per essere girata, eccola, e potete procedere, potete tranquillamente impilarle una sull'altra, non si attaccano, quindi voi le preparate e dopo ci fate quello che volete, le potete fare dolci, le potete fare salate, le potete fare come volete, ci potete mettere la Nutella dentro, la panna, le fragole, tutto quello che la vostra fantasia vi ispira. Ecco qua. Ok, e voilà, ne abbiamo pronta anche un'altra. Come avete visto, è semplice, semplice, semplice. Eccole qua le nostre crespelline. Vedete? Ecco la nostra crespella. Dopodiché le possiamo riempire con quello che più ci piace, le possiamo infornare e farete un figurone. Come vi ripeto, le potete preparare prima, così che nei giorni di festa avete già un bel primo pronto e ci vuole pochissimo. Pochi minuti di forno, 10 minuti, un quarto d'ora, 180-200, escono fuori belle dorate e buonissime. Ok? Ciao Maria Teresa! Aspetta, che ti rispondo. Buon pomeriggio e grazie a te! Ok. Ah, un'altra cosa. Potete anche mettere qualcosa per aromatizzare le vostre crespelle. Che so, chi ha a disposizione, per esempio, del tartufo, può metterci del tartufo. Il che non è poco, ve lo posso assicurare. Aspetta, che ti rispondo. Aspetta solo un attimo. Intanto riprendo gli occhiali. Carmelina, grazie, sei molto gentile, grazie della vostra attenzione. Pasquarietto, Brandi Vincenzo, grazie, grazie anche a te. Ecco qua. Bene, per il momento ci salutiamo.
Io continuo con la cottura delle nostre crepe e ci vediamo dopo, vediamo una bella farcitura. Grazie dell'attenzione e a presto. Ciao a tutti!